Bentornati, questa è l'ottava puntata di Chiacchiera da Rally, una puntata interamente dedicata, come sempre, al motorsport del nord-ovest e in particolar modo al Rally del Rubinetto. Abbiamo avuto una bellissima gara e combattuta con tanti equipaggi e che andremo a raccontare nelle fasi salienti con due attaccanti protagonisti. Qui con me oggi una nuova presentatrice. E vorrei prima di tutto fare una menzione a chi mi ha accompagnato fino a qui, Diana Girò, che spero possa trovare un futuro professionale nel suo contesto e credo che la ringrazio per quello che abbiamo fatto fino ad oggi, quindi 7 puntate raccontate bene e speriamo di poterne raccontare tante altre. Però io ci tengo a presentare la nuova presentatrice che è Valeria, qui con me. Benvenuta Valeria, Obiettivo News. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Io ringrazio in particolar modo Obiettivo News che mi ha dato questa opportunità di collaborare con voi per queste puntate di rally che resteranno. È stato un evento inaspettato e quindi ho l'onore di star con voi stasera e per le prossime puntate. Ok, grazie e speriamo di riuscire a riportare, come sempre, l'obiettivo è quello di portare il mondo dei rally al centro. È un settore che è a volte di nicchia, ma credo abbia tante peculiarità, tante cose da raccontare. Questo è l'obiettivo del programma. Io direi che possiamo iniziare a parlare del Rally del Rubinetto. Rally del Rubinetto che, come ho accennato, è stata una gara molto combattuta. È stato il penultimo round della Coppa Rally di Zona 1. Ha avuto tanti colpi di scena. C'è stato un vincitore che ha meritato su tutti, ovviamente, di agguantare questa 31esima edizione. Se vuoi, Valeria, raccontarci qualcosa di questo. Allora, diciamo che Ivan Carmellino e Roberta Bassone sono i vincitori assoluti sulle strade del 31esimo rally del Rubinetto. Diciamo che è stata una gara che si è svolta a San Maurizio d'Opaglio, in una località affascinante tra il Lago d'Orta e il Lago Maggiore. Per il pilota valsesiano, nonostante diciamo una piccola disavventura, un problema tecnico svoltosi durante la terza prova speciale, ha condotto una gara pressoché perfetta, dove è riuscito a riprendere il ritmo e ad agganciare il quarto podio stagionale e la seconda vittoria in questo 2024. Sì, hai detto bene, è stata una gara dove lui è riuscito, come ha già fatto fino a qui, è riuscito a imporre il proprio ritmo, è riuscito a macinare chilometro dopo chilometro un passo importante. E questo va dato merito a lui, va dato merito ovviamente anche alla famiglia, perché la famiglia è quella di Andrea Crognola, che è campione italiano in carica, quindi qualche insegnamento credo gli abbia dato. Certo. E questo è stato un po' un leitmotiv di quest'anno, perché effettivamente 2 vittorie e 4 podi stagionali in 4 gare sono tanta tanta roba. Dall'altra parte abbiamo un verdetto già, visto che abbiamo parlato tanto di Coppa Rally di Zona quest'anno, e abbiamo già un verdetto della Coppa Rally di Zona 1, quindi la vittoria matematica di Elvis Schentra, che grazie al percorso con Igor Deren e con Massimiliano Bai è riuscito ad assicurarsi con una gara d'anticipo la vittoria e quindi l'accesso alla finale nazionale a Rally della Lanterna. So per certo che continuerà anche il percorso nella Coppa Rally di Zona 2, quella che accompagna il Piemonte e la Liguria. Ci sono ancora 2 round, Rally delle Palme e Rally di Sanremo, ma anche lì sicuramente è probabile che si piazzerà in una buona posizione. Certo, assolutamente sì. E a questo punto io direi che possiamo anche presentare i nostri ospiti. Direi proprio abbiamo di 2 sì. Ospiti e 2 protagonisti del Rally del Rubinetto. Abbiamo con noi Davide Caffoni. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. E Massimo Minazzi, quindi... Buonasera, grazie. Quindi un equipaggio al completo, un equipaggio storico e
al quale faremo diverse domande, ma prima andiamo, io direi di lanciare qualche immagine. Qualche immagine su com'è andata. E poi dopo andiamo a farci qualche domanda con loro. Eccoci tornati in studio. Allora, abbiamo parlato di Davide Caffoni e Massimo Minazzi. Davide Caffoni, che, come dire, è reduce da una bellissima vittoria a Varia Livaglio Solane, ma di questo ne parleremo. Parlando del rally del Rubinetto, una seconda posizione che, insomma, sei riuscito a consolidare. Forse hai avuto anche tra l'altro una foratura che ti ha un pochettino rallentato, se non erro. E però, insomma, rimane il risultato in una gara dove il parterre degli iscritti della Coppa Rally di Zona era comunque molto molto alto. Ma sì, ti dico, una gara partita bene, perché sulla prima prova effettivamente abbiamo fatto un buon tempo, 3 decimi da Ivan, quindi eravamo già soddisfatti. Poi io e Max abbiamo fatto 2 valutazioni, abbiamo visto che comunque sulla prima parte, diciamo, della prova non avevamo spinto proprio così tanto, quindi l'intenzione era sulla prova successiva di attaccare un po' di più, anche se al buio, e così abbiamo fatto. In effetti, insomma, sui primi chilometri siamo andati bene, secondo me anche un po' meglio del primo giro, però purtroppo in uscita di un paesino ho preso uno spigolo, un cordolo, adesso non so bene, ho pizzicato una gomma, e quindi niente, gli ultimi circa 4 chilometri li abbiamo dovuti fare con una gomma forata, quindi abbiamo cercato di salvare il peggio e arrivando in fondo e pagare 22 secondi, quindi siamo partiti poi alla domenica mattina con, insomma, un bel peso e pian pianino sì, siamo riusciti a recuperare. Abbiamo recuperato pronti via subito sulla prima prova, grazie, diciamo, un po' a un errore di Ivan, che ha avuto anche lui un problemino su un cerchio posteriore, e niente, da lì ci abbiamo iniziato a credere ancora e siamo riusciti a risalire fino alla seconda posizione, quindi direi più che soddisfatti. Sicuramente una gara, come dici tu, combattuta, e dove tra l'altro tengo a precisare sulla squadra Fabio Rally 2 del team Dal Bosca, che credo sia delle eccellenze. Sì, su quello, guarda, io bene o male, quando devo scegliere, in primis scelgo Dal Bosca, poi effettivamente se gli impegni loro sono, insomma, visto che sono anche sempre tanti, allora a quel punto, insomma, si va a valutare, però ormai, diciamo, siamo di famiglia, quindi prima di andare da qualcun altro, certo, insomma, ce ne sono tanti validi, però ovvio, io mi sono sempre trovato bene con Dal Bosca, ormai si è creato quel feeling che, insomma, per me è indispensabile. Poi ovviamente si vede anche sulle varie prove, sulle varie gare, che si lotta spesso e volentieri con altri team più che validi, niente da dire. E sul fatto, diciamo, Skoda, ho scelto, diciamo, di correre con una Evo 2 rispetto all'RS che avevo utilizzato al Valle Solane, certo, proprio perché secondo me l'RS è ancora un po' impegnativa e bisogna adattarsi parecchio, quindi mi sembrava più, diciamo, adatta a un Evo 2. Non a caso, faccio una premessa, le prime 3 posizioni sono tutte Skoda, Evo, e Peruccio e Miele con l'RS sono dietro. Poi è un destino e non è sempre così, però non sei il primo che lo dice di questa cosa qui, insomma. E dicevo, oltretutto, se non sbaglio, è il terzo podio stagionale. Questo sì, è il terzo podio stagionale. Abbiamo fatto un secondi assoluti al Val Rally Camugna, poi il primo assoluto al Valle Solane, adesso di nuovo un secondo qua a Rubinetto, quindi direi che la stagione sta andando più che bene. Adesso ci impegneremo per il trofeo Merende e poi subito dopo io e Max di nuovo al Rally Due Laghi. Quindi rally di casa. Sì, sempre qua, è sempre casa.
tra virgolette, perché, sì, diciamo, sì. Il rubinetto non tanto, però i due laghi si può dire. Sì, i due laghi, è più casa di Max che mia, però ci siamo. E poi vediamo, magari fine anno rifare un rally Taormina, non so ancora con che macchina, giusto per fare, per finire l'annata con... Quindi c'è ancora diverse gare. Sì, dai, vediamo un po' di programmare, cercare di far bene. Io farei una domanda ovviamente anche all'altra parte dell'equipaggio, che è Massimo Minazzi. Se Valeria vuoi... Certo, allora io le faccio questa domanda, visto che ha avuto tanti risultati con Davide, e deve svelarci un po' qual è il segreto, cioè cosa ne dice di questa combinazione, di questa accoppiata, devo dire vincente, che... Davide ci siamo conosciuti tramite una sua cugina che uscivo con la quale uscivo in compagnia, e da niente secondo me ha creato subito quel feeling, tanto è vero che sono 24-25 anni che corriamo assieme. Abbiamo fatto il 20° anno di, diciamo, di equipaggio con la partecipazione a Monte Carlo, dove siamo andati nel nostro piccolo, diciamo così, bene, e ci siamo tolti una piccola soddisfazione entrambi. Effettivamente un po' di podi li abbiamo fatti. Sicuramente, diciamo, il nostro percorso è un pochino quello che magari, se posso permettermi, non tutti i giovani stanno percorrendo in questo periodo, quindi puntano subito ai macchinoni e gli mancano magari un pochino di esperienza dalle piccole, dove noi abbiamo fatto veramente tante tante gare, e anche lì qualche tolla l'abbiamo portata a casa. Ricordo gli esordi, mi sembra, con il Clio N. N3 abbiamo fatto, N2 con la SAT. Dall'ABC del rallismo, è chiaro che cresci con una base, cosa che forse oggi a volte sicuramente sì. Noi siamo riusciti a fare in un parterre come poteva essere Rally del Rubinetto, siamo riusciti a vincere due prove con un N3, dove ai tempi c'erano Super 2000, R3, Super 1600, cioè macchine sicuramente molto più performanti. Poi ovvio, io sono seduto a parte, chi guida è sempre lui, come dico. Però non è importante anche chi è al fianco del pilota, perché lo aiuta in quello che è il suo percorso. Sì, diciamo che sicuramente il 90% è sempre fatto da Caffo, come dico io. Beh, diciamo che non è proprio così, perché io faccio per quello che mi dice lui, quindi... No, vuole avere un profilo basso, direi. No, una gara di casa, magari il 90 sicuramente no, perché cioè, le note sono importanti. Cioè, sono anche solo piccoli accorgimenti che servono per cercare di abbassare i tempi, per cercare di mangiare un po' di secondi. E soprattutto quando si va a correre fuori casa, io dico, ha accennato lui appunto il Rally Monte Carlo, secondo me un Rally Monte Carlo il 60% lo fa il navigatore, nel mio caso intendo, e il 40% l'avevo fatto io, perché siamo partiti veramente una settimana prima, era una settimana di un qualcosa che non sapevamo neanche noi cosa poteva aspettarci, e Max è stato comunque sempre attento senza sbagliare nulla, e soprattutto lì ci sono tante regole da rispettare, quindi secondo me lì il più l'ha fatto lui. Sì, tra l'altro, giusto anche per te, giusto dal Monte Carlo, comunque porta un lavoro per il navigatore, ma anche per il pilota molto importante, perché ci sono le condizioni, tanti chilometri di condizioni, anche perché le prove speciali sono tante di più, e il rally è molto più lungo, e quindi il lavoro è molto impegnativo, perché devi considerare tutto, dai ricognitori, autorizzati. Vedono più la neve alla Ronda del Canavese che a Monte Carlo, ma effettivamente il concetto è quello lì, che comunque ci sono anche le condizioni di meteo. Sì, hai tante incognite da... Esatto. Cosa c'è di speciale che vi lega così tanto, vista l'esperienza comunque ventennale che ha appena detto? Forse sopportarsi. Ma no, anche il feeling che si è creato, nel senso, non è facile trovarlo con altre persone. Cioè, la fiducia, ovviamente io mi fido ciecamente di quello che mi dice, e soprattutto si capisce poi quando si fanno prove con poca visibilità, prove nella nebbia. Cioè, è capitato l'anno scorso che avevamo una prova, o 2 anni fa, sul Mottarone con nebbia, e lì si va proprio alla cieca, nel senso
quello che mi dice e legge, e se riesci a trasmetterlo con la macchina è perché ti fidi di quello che ti dice. È una guida in senso metaforico, ecco. Lei la mette in pratica, ma diciamo che Max gli dà una guida. Da quel lato lì si può dire che, insomma, poi l'amicizia, perché sono anni e anni che ci conosciamo e bene o male, insomma, prima di andare a cercare un altro navigatore, io cioè, punto sempre, diciamo, su Max per quando corriamo nella zona dei laghi e poi vabbè, Mauro Grossi per quanto riguarda Valle Solane, così, sì. Ormai abbiamo le nostre gare e certo. Andiamo avanti così. Ma quello fa anche la sua parte, perché correre con tanti anni con la stessa persona porta anche un certo feeling in abitacolo, cosa che a volte vedo da certe parti, ovviamente è difficile riuscire, non si cambia sempre, probabilmente è anche difficile andare... Anche anno per anno si hanno anche dei riferimenti dell'anno precedente, tu cambi navigatore, ovviamente questa cosa qui non ce l'hai più, quindi non hai più un riferimento, non hai più o comunque note che vanno cambiate continuamente, quindi si perde un po' quella, diciamo, quella fiducia. Quel feeling che si crea, diciamo. Bene, io direi che possiamo concludere questo blocco e parlare poi sicuramente anche della classifica assoluta della gara, ma prima lancerai le immagini dei primi tre assoluti. In studio, allora, dopo le immagini dei primi tre assoluti del 31esimo Rally del Rubinetto, se Valeria vuoi annunciare quella che è la classifica dei primi tre, un po' l'abbiamo già detta, ma così ufficializziamo i primi tre in assoluto. Al primo posto abbiamo Ivan Carmellino e Roberta Passone a guida della Skoda Fabia Rally 2 Evo. Al secondo posto, nonché ospiti qui con noi, Davide Caffoni e Massimo Minazzi, anche loro alla guida di una Skoda Fabia Rally 2 Evo. E al terzo posto, Elvis Chantre con Igor Derain, sempre alla guida di una Skoda Fabia Rally 2 Evo. Assolutamente sì, quindi una classifica che ripercorre un po' quelli che sono i valori della Coppa Rally di zona, perché Davide... Comunque ricordiamo che negli anni passati si è riuscito anche ad arrivare in finale, cioè ricordo l'anno di Modena, ricordo, insomma, è stato un anno particolare. Una bella soddisfazione arrivare a fare la finale, poi dopo non è andata bene, esatto. Perché abbiamo fatto il botto. Però una soddisfazione c'è a Sant'Orta che, appunto, parlando di nebbia prima, eravamo a Modena, quindi strade mai viste,
e su una prova speciale siamo entrati, era per metà nebbia, e lì abbiamo fatto i primi assoluti. Abbiamo fatto i primi assoluti su una finale, insomma è stata una bella soddisfazione, ovvio che poi l'abbiamo saputo solo dopo aver fatto il botto, perché era in un posto dove non prendeva internet e niente, non avevamo isolati dal mondo, diciamo. E io c'ero quella volta, mi ricordo bene quella finale lì. È stata molto molto intensa. E poi è stata un po' una... Poi tante macchine, era l'anno in cui bastava un risultato per andare in finale, c'era stato un regolamento sì, particolare. Quello sì, è vero. C'erano 250 macchine. Sì, noi siamo andati in finale con due risultati, sì, due assoluti. È stata veramente una finale. No, questo per dire che la Coppa Realizzone è un po' di anni che ha un valore importante. Loro, insomma, sono partecipi, chiaramente facendo gare voi fate... partecipate a gare spot anche sulla zona? Sì, quello sì, abbiamo fatto appunto, ho fatto un rally Camugna giusto per iniziare l'anno togliendo un po' di ruggine, per prepararci poi a un Valle Solane, poi bene o male nell'arco dell'anno cercare insomma di fare una garetta ogni mese, mese e mezzo. Tra l'altro, visto che parliamo di Coppa Realizzone, parliamo di rally del rubinetto, vorrei citare anche la performance di Mattia Pizio, che ahimè si è ritirato anzitempo per un problema alla pompa dell'acqua. Sì. Purtroppo era in lotta anche lui per le posizioni di vertice, eravate lì sul filo dei secondi. Poi, e secondo me Fabio ha fatto bene a citarlo, perché è un ragazzo che merita, è noto da parte dei media, stampa, che c'è poca attenzione nei suoi confronti, sui risultati. E invece fa veramente forte. Cioè, sarà una stupidata mancare lì al rubinetto, Caffoni, Centra, Carmellino, Pizio, che ha vinto, non è stato citato, Pizio che ha vinto un rally della Lana, che pur che possa essere un CRZ era anche valevole per altri campionati ben più blasonati, neanche una citazione è un po' riduttivo. No, certo, Mattia io lo seguo da tanti anni, ma poi lui è uno molto umile, un ragazzo molto pacato, forse a volte è quello che no. Non, purtroppo a volte in un mondo dove molte persone sono forse più brave a comunicare, forse, e dove è difficile, no, magari entrare in questo mondo, in questi canali, che possono essere i social, che possono essere... è brutto perché magari la prestazione non viene valorizzata a dovere. Invece Mattia effettivamente è andato forte a Rubinetto, ma come in tante altre gare. A Rubinetto è andato forte al Vaglio Solane, dove è stato un po' penalizzato da un po' di penalità tra slow zone e quant'altro. Vaglio Solane, che oltretutto io vorrei far raccontare, visto che abbiamo, volevo già averlo prima, ma ce l'abbiamo in prima persona, perché avete fatto un record. Tu non c'era, c'era Mauro. Sì, c'è Mauro. Però si può dire un record, perché avete battuto il record di Franco Zeni, quindi con 9 vittorie a Rally Vallo Solane, che era 60ª edizione, e non una vittoria per Davide Caffoni. Quindi... non una vittoria, quindi abbiamo portato a casa il record, diciamo, del rally, e per me è stata una gran soddisfazione. Cercavo di arrivare appunto a raggiungere questo obiettivo da anni, ovvio, insomma, non è stato facile, però negli 11 anni siamo riusciti a fare 9 assolute, quindi insomma ci contavo con perché poi diversa. Con macchine diverse anche sì, perché abbiamo iniziato con la Fiesta e poi abbiamo utilizzato, anzi prima ancora Super 2000, poi la Fiesta e poi Skoda Evo 1, Evo 2 e RS, quindi insomma era un obiettivo che volevamo insomma raggiungere, ce l'abbiamo fatta, ovvio che andando avanti qualche giorno si fa vedere, quindi diventa sempre più difficile, insomma saltare un anno vuol dire aspettare un altro anno ed è lunga, quindi ci contavamo e ci siamo riusciti, quindi una gran soddisfazione e ovvio insomma arrivare a raggiungere i record di Uzzeni per me insomma era tanta roba, me lo ricordo da ragazzino che andavo a vederlo a girare nei rally, io non avevo neanche la patente ancora, quindi era un po' l'obiettivo di salire in macchina a fare una gara e da lì siamo partiti con le macchine piccole e siamo riusciti ad arrivare appunto a vincere una gara Valle Solane, quindi dopo da lì è nato un po' diciamo il tutto. Certo. Sono delle soddisfazioni che uno si porta sempre dietro, che conquista a piccoli passi e che a volte da bambino anche, uno sogna e poi... Anche perché ne parlavamo prima fuori dallo studio e... arriva da un territorio, l'Orsolano, io dico,
il mondialito piemontese per i rally, perché effettivamente ci sono sempre tantissimi equipaggi e soprattutto c'è grande passione, anche il territorio è molto coinvolto e questa è una bella cosa che si respira sempre ogni qualvolta si va al Rally Valle Solane, no? Io mi ricordo un anno c'era Danilo Amelio, sì, che sì, è venuto a correre al Valle Solane e nell'intervista aveva detto niente da togliere al Valle Solane perché il pubblico è da mondiale, cioè lui che era abituato a fare il Sanremo, sì, gare in Liguria di un certo tipo, non è ai tempi che si arrivava a fare Sanremo, certo, qua diciamo zona qui Terme così che era un mondiale e infatti l'ha detto, fa questo proprio un pubblico da mondiale e sì, è tanto sentito da noi, quello vero, tanto sentito e poi è tanto, è proprio partecipato. Infatti quando si legge anche dalle costruite delle Valli Solane è il dominio della Valossola in tante categorie, ma è bello anche questo, una volta diciamo sempre ci sono certe zone geografiche dove i rally faticano un po' di più, anche il torinese stesso ha avuto dei momenti ancora oggi dove purtroppo le gare latitano un po', però vedere questi elenchi qua dà coraggio alla specialità, perché in un momento così quando si leggono, come anche a Rubinetto stesso, c'è chiaro. Sì, sì, sì. Leggere comunque 100 iscritti in un momento storico come questo credo sia una boccata d'ossigeno. No, poi Rubinetto diciamo che quest'anno è un po' caduto in una data un po' strana, però gli altri anni era anche più numeroso. Certo, io direi di fare un'egual domanda a direi, Massimo Minazzi su questo discorso. Entriamo ancora un po' più nel dettaglio, sempre nella vostra accoppiata vincente, ecco, parliamo proprio dell'abitacolo quando si trova nel momento proprio della gara. In termini di difficoltà e di lettura di gara, com'è il mestiere di navigatore? Ci illustri un pochettino meglio. Per quelli che vogliono iniziare, se c'è qualcuno che Allora, diciamo che sicuramente chi deve iniziare deve avere veramente tanta pazienza nel guardare non so quanti video di chi lo fa di mestiere, cioè Nicola Arena, che tutti conosciamo, penso che sia il maestro su queste cose, oltre al fatto di andare a spulciare ogni singolo cavillo di regole, ma anche solo come regolarsi il proprio orologio per poter tendenzialmente timbrare al proprio minuto, capire gli anticipi, cioè io ho iniziato a correre da pilota, dopo una ventina di gare ho lasciato perdere proprio perché non ero capace, abbiamo iniziato a fare le gare assieme e da lì devo dire che effettivamente se non avessi iniziato con CAFO da navigatore molto probabilmente a oggi non avrei neanche più corso perché non me la sentivo di guidare, non tanto sotto la forma di guida ma per un insieme di stress che puoi avere. Diciamo che molto probabilmente il pilota tra domande, giornalisti, amici e mi raccomando di lì fai la spazzolata e se non arrivi primo sei l'ultimo degli arrivati eccetera eccetera ha delle pressioni un pochino più elevate nell'ambito dell'ambiente locale piuttosto che magari di quello un pochino più serio. Il navigatore solitamente tutte queste pressioni non ce li ha e quindi è molto più semplice. Poi su come fare, secondo me lì è il discorso che facevamo prima, dipende tantissimo dalla persona con cui lo fai. Cioè, qualcuno mi chiede come mai corri sempre con Caffoni o corri solo con chi vuoi, perché onestamente con Davide c'è un rapporto, quindi si corre. Quest'anno mi ha chiesto Margaroli, che è sempre stato tra virgolette l'eterno nemico amico di correre il Valli perché era il 60esimo e ci siamo lanciati, ci siamo divertiti e l'abbiamo fatto proprio in amicizia, cioè, alla fine è un po' quello. Chiaro, chiaro. Interessante, andrei avanti delle ore ma ci arriveremo ancora su questo argomento perché è un argomento super interessante. Io però prima parlerei anche di tutte le altre categorie che hanno partecipato alla Rally Valle Solane e per questo prima lanciare le immagini poi andiamo a fare a indagare meglio, ecco. Yeah.
Thank you.
trovati in studio. Insomma, abbiamo parlato a lungo della classifica generale del Rally del Rubinetto. Classifica generale che ha avuto, come dicevamo, tanti protagonisti sia nella Rally 2 ma anche in altre categorie, e di questo vorrei parlarne di alcuni nomi che ritengo abbiano ottenuto degli ottimi risultati sia per la gara in sé ma anche in ottica Coppa Rally di zona. E anche perché ricordiamo, giustamente, questo è il penultimo appuntamento della Coppa Rally di zona 1 che terminerà il suo corso a inizio ottobre al Rally Trofeo delle Merende a Rally di Santo Stefano Belbo. E quello sarà l'ultima tappa di un percorso molto lungo, durato diverse gare. La Coppa Rally di zona 1 è stata molto lunga, la zona 2 invece 4 gare, quindi abbiamo avuto il Piemonte diviso a metà. Nettamente più corta, direi. Poi ne parleremo anche con i nostri ospiti di questo discorso qui. E però, appunto, relativamente alle altre categorie, io vorrei fare una menzione, tanto per iniziare, poi passiamo al resto, a Michael Rendila e Veronica Modolo. Michael è un ragazzo giovane che si sta facendo, figlio d'arte di Rendila, che è comunque organizzatore del Rally di Roma Capitale, è stato anche pilota a livello internazionale, quindi è riuscito a cavarsela molto bene, direi, perché era la prima volta che veniva sulle strade del Rally del Rubinetto, e soprattutto è finito a ridosso della top 10, si può dire, in 11ª posizione assoluta, con la Renault Clio Rally 4. E Rally 4 che ha dato anche un altro verdetto, a dire il vero, perché Massimo Lombardi è riuscito ad agguantare la finale nazionale e quindi andrà con Erika Bologna. Erika Bologna, esatto, andrà a portare la bandiera, diciamo, da zona 1 del Piemonte della Valle d'Aosta a Genova per le finali di novembre. Io vorrei continuare con te con un altro protagonista di altre categorie. Ricordiamo anche, diciamo, Gianluca Quaderno e Lara Zanolo, che hanno comunque un successo di classe con il Rally 4 R2 ed un'ottima 12ª posizione assoluta che li tiene ancora in lotta, diciamo, in lista per quello che sarà la Coppa Rally di zona. Sicuramente anche loro bravi, perché hanno corso con Peugeot 208 come Massimo Lombardi, ma loro corrono nella categoria riservata alle aspirate, quindi sono macchine simili, solo che la versione precedente del 208, e si sono piazzati a ridosso delle sovralimentate, quindi anche loro molto molto bravi. Continuerei Alessandro Corsini, esatto, e Mauro Grossi, anche loro successo di classe Rally 5 e 20ª posizione assoluta, diciamo, per un ragazzo, diciamo, giovane. Ragazzo orsolano, e qua vorrei far fare due parole a Davide. Lo so che è difficile parlare dei ragazzi e dei piloti in generale per un pilota, però ha corso con Mauro, che è un tuo caro amico, e soprattutto Alessandro sta dimostrando di andare veramente fuori. Ah, è bravo, è un ragazzo che sta crescendo parecchio, ha dimostrato di poter far bene, non è neanche troppo falloso, quindi direi che, insomma, so da Mauro che hanno fatto appunto le ricognizioni per il Rubinetto, insomma, si è trovato bene, sta crescendo bene, e insomma gli auguro di poter fare dei bei risultati, andare avanti a partecipare ai vari trofei che secondo me sono quelli che servono un po' di più, rendono, e senza aver premura di salire su macchine grosse, perché comunque la gavetta serve, l'abbiamo fatta tutti. Mauro l'ha voluto sottolineare, quel discorso. Sì, sì. E direi che sì, guarda, è un ragazzo che merita. In effetti, insomma, sono qualche anno, ormai sono 2 anni, mi sembra che corre, o 3 anni, e ha fatto, insomma, i suoi risultati li ha già dati, abbiamo già fatto anche qualche giretto insieme, insomma, è un ragazzo che merita, è bravo, sì. Sì, bene, sì, bene. Sicuramente. Sarà un ragazzo che, insomma, dirà la sua anche al Valle Solane prima o poi. Certo, certo, un futuro caffone. Un futuro tutto da scoprire, ecco. Diciamo che Alessandro è ancora un ragazzo umile che ascolta. Ecco. E quindi, secondo me, può, come dice Davide, può veramente fare bene. Perché a volte essere giovani, andare forte in qualche prova, ma senza umiltà si fa veramente pochissima strada. Ci tenevo a sottolinearlo anche perché è Solano e soprattutto è cresciuto nella tua terra, Davide, soprattutto, sì. E quindi questo è un onore e merito. Vogliamo parlare di Cave, lo volevo citare perché, visto che fino ad oggi è andato molto forte, Cave ha avuto un problema a Rally Lana sulla macchina, ma in zona va forte e soprattutto in classe 6
è riuscito quest'anno a di nuovo imporsi praticamente dappertutto, e sicuramente lo vedremo anche lui nelle finali nazionali. Probabilmente lo troveremo già prima, però se non lo troviamo prima lo troveremo lì. Saluto a Fabrizio Caviglia che ci segue sempre, quindi ci tenevamo in particolar modo a fare una menzione a lui. Menzioniamo anche Alessandro Colombo, che anche lui si assicura il successo di classe N2 e strappa un pass, diciamo, per quelle che sono le finali nazionali che poi si terranno a Genova. Esatto, sì, Alessandro è stato anche lui artefice di questa stagione che lo ha portato a trovare il giusto compromesso. Ha avuto dei rivali in classe, come da in ogni classe ce ne sono naturalmente, ma in N2 c'è sempre un livello parecchio elevato, dunque è stato bravo a non cappare in errori, ok? Quindi diciamo che la vittoria al rally del Rubinetto, okay, oltretutto è stata non semplice, perché fino a un certo punto Mirko Pergantini mi era molto molto vicino. Mirko lo saluto perché siamo anche amici, ma poi ovviamente il ritiro di Mirko ha agevolato sicuramente Alessandro, che comunque non si conosce oggi, quindi onore al merito, onore al risultato e in bocca al lupo per lui, navigatore per le finali nazionali di Genova, che sicuramente gli daranno grandi soddisfazioni, questo poco ma sicuro. E io direi a questo punto però di tornare a parlare con i nostri ospiti di un argomento che tocca sempre molto, specialmente per un appassionato di rally, perché tutti loro hanno iniziato da qualche parte, un po' l'abbiamo anticipato, ma volevo fare una domanda a Davide sugli inizi di Davide Caffoni, che arrivano da lontano. Sì, diciamo che io ho iniziato la mia carriera nel 99 con la prima gara a Valle Solane. Non è andata benissimo perché ho fatto 5 minuti di prova speciale ed è finito il tutto. Insomma, ero un po' tanto aggressivo e mi sono fermato subito facendo danni. Dopodiché nel 2000 ho fatto di nuovo il Valle Solane e non era andata benissimo, ho avuto dei problemi con la macchina, ma sono riuscito ad arrivare in fondo facendo, insomma, non tanto bene, non classificandomi proprio bene. E da lì poi abbiamo iniziato nel 2001 a fare meglio, ho iniziato a fare magari anche più gare, ho fatto anche il Rally del Rubinetto, che ai tempi era il 111, poi ho fatto Città Giardino, che era zona Varese, era un rally sprint, e da lì praticamente sono partito con i trofei Lombardia Cup, poi sono diventati Rally for Fun, di cui Lombardia Cup un anno ho vinto il trofeo, poi ci siamo rimessi in pista con il trofeo Rally for Fun e lì siamo riusciti a vincere anche un'edizione, 2006-2007 parlo, e lì si facevano parecchie gare, si facevano magari anche 10-11 gare o 12 gare all'anno, quindi era anche abbastanza impegnativo. Ovvio che con le macchine piccole, insomma, si spendeva anche meno e certo, si faceva un po' di sacrifici, però si riusciva a fare più gare ed oltretutto erano gare più corte, rally sprint, quindi si partiva sabato, si faceva ricognizioni, si verificava la sera, la domenica si faceva la gara, quindi era anche un po' più compatta la gara e insomma si riusciva a fare qualcosina. E da lì niente, abbiamo iniziato a farci un po' conoscere, abbiamo vinto parecchie volte la classe. Poi in zona Lombardia c'era tanta guerra in N2 con Rudy Alborghetti e parecchi, diciamo, della zona. Abbiamo girato anche parecchia Lombardia tra Lago di Garda, Lago d'Idro, le valli bresciane. Insomma, è stata una bella esperienza. E da lì siamo poi passati all'R3. L'R3 facevamo un po' meno gare perché comunque è una macchina un po' più costosa. E abbiamo fatto. Sono arrivati anche i grandi salti. Sì, quello sì. Abbiamo fatto magari qualche garetta in R3, nel nostro tempo magari una o due gare con Super 2000, e poi dopo siamo passati al 1006. Con Max ho fatto la mia prima assoluta, non ricordo bene se era 2012 o 13, con la 1006, è un rally del Due Laghi, o al primo rally del Due Laghi. 2012. E lì è stata la mia prima assoluta. Abbiamo fatto il rally Due Laghi, abbiamo vinto tutte le prove. E per anni siamo andati avanti a vincere quasi tutte le prove, tuttora alla ottava edizione mi sembra che abbiamo tre prove al di fuori delle nostre vittorie di prove speciali. Sì, Due Laghi è una gara un po' particolare perché su 9 edizioni ne abbiamo vinte 7
le due che non due che, diciamo, non siamo arrivati in fondo, uno per un incidente, uno per un guasto meccanico, ma su tutte le prove disputate ne abbiamo perse tre. Ottimo risultato, direi. Tutti questi... Loro sono dei matatori, dove quando vai nell'orso le palle di Caffoni tutti si girano da qua. No, poi abbiamo fatto anche qualche gara al di fuori, diciamo, della zona Ostola. Siamo andati a fare il Rally del Sebino, io, Mauro, Grossi, e un anno l'abbiamo vinto. Una gara, insomma, fuori zona. E anche lì molta guerra, perché con Bondioni, Genesini, ai tempi c'era tanta guerra. E, insomma, siamo riusciti a portarci a casa l'assoluta. Ho fatto un'assoluta anche al rally il Lana, io e Max abbiamo vinto, appunto, sì. Anche lì una gara, insomma, storica, finché non vorrei dire una cavolata, ma è 2021. Sì, 2021. Tra l'altro dovrebbe essere la stessa data, perché me la ricordo bene quando l'Italia ha vinto l'Europa. Bravissimo. Ecco. ho scritto l'articolo. No, mi ricordo che c'era un giornalista... Era la notte di Wembley e mi ricordo che l'esordio è stato quello lì. C'era un giornalista che mi ha detto, appunto, dopo le premiazioni di tutto quanto, mi ha chiesto, ti rendi conto che hai vinto il rally della Lana, che è un rally storico, cioè una bella importanza, ha anche, diciamo, un albo d'oro dove ci sono nomi importanti, no? E tutti gli effetti, dopo andando a vedere, effettivamente, insomma, ci pensi, insomma, abbiamo messo anche noi la nostra firma, ci sta, bella. Domanda di rito per chiudere un po' questo bellissimo racconto, che vorrei andare avanti per ore, ma non posso. Gli obiettivi futuri di Massimo Minazzi e di Davide Caffoni. Obiettivi futuri, sarebbe carino, ne parlavamo prima del rubinetto, nonostante sia arrivato al secondo posto, visto che siamo a tre assolute, c'è Miele e Longhi a 4 e c'è Bocchio a 5. Diciamo, magari nei prossimi anni riuscire a portarci via qualche piccola soddisfazione anche lì. Sicuro. E Davide? Ne abbiamo già parlato io, Max, riuscire a rifare un rally Monte Carlo. Quello sì, perché, insomma, con Max mi sono trovato bene, penso che sia il navigatore forse più giusto per andare a fare un rally Monte Carlo. Abbiamo fatto già una bella esperienza e rifarlo mi piacerebbe. Mi piacerebbe, perché è una gara che ti insegna tanto e, insomma, ha la sua storicità, quindi, insomma, è proprio il fattore di partecipare. Ti do uno spunto, il prossimo anno hanno aumentato il numero di iscritti. Vediamo un po', insomma. Meno male, perché sennò ormai era una gara... Se hanno aumentato il numero degli iscritti, hanno abbassato i costi, possiamo fare. sugli costi ho qualche dubbio, ma almeno il numero degli iscritti. Almeno il numero, dai. insomma, io... Più che ringraziarvi, perché è stata veramente una bellissima puntata, un bellissimo racconto per quello che sono due, diciamo, protagonisti del realismo, io direi nazionale, perché comunque con tutte le performance su e giù, nord, nord-ovest, diciamo centro-nord, hanno dimostrato di avere una sua figura, diciamo. Ma direi una coppia super consolidata, se mi permettete. Prima mi accennavi, visto che adesso dobbiamo andare a parlare di quello che sarà il prossimo appuntamento di CRZ Zona 1, che è il Rally Santo Stefano Belbo. Non ricordo se mi hai detto che sarete al via, sì, in questa gara qui. Sarò al via, non con Max, non con Mauro, con un altro ragazzo, è un navigatore di Margaroli. Ah, ok. Lello Natoli. E niente, è nata un po' da lui l'idea di salire in macchina con me per fare una gara. E da lì niente, ci siamo trovati, abbiamo fatto due chiacchiere, abbiamo trovato, diciamo, una la soluzione più giusta. E niente, ovviamente per i vari appuntamenti che abbiamo già, io, Max, io, Mauro, così, l'unica gara che poteva starci era quella. Abbiamo scelto quella data lì, anche se so che sarà dura. Poi nella terra dei cunesi, degli astigiani. Poi sicuramente ci sarà Pizio, certo. Pizio l'anno scorso ha vinto. Guarito. Oltretutto si giocano ancora un pass per le finali, mi sembra, se vuole andarci. Facilmente sì. E quindi, insomma, io direi che
li abbiamo stressati abbastanza. L'appuntamento . È per vedere Davide, ma come tanti altri al Rally Trofeo delle Merende, Rally Santo Stefano Belbo, che si svolgerà nel primo fine settimana di ottobre. E poi, come ho detto, ci saranno gli altri due round di Coppa Rally di Zona 2, che abbiamo avuto modo di parlarne, con il Rally Grappolo, Rally Venete Monferrini, che si svolgeranno in Liguria, Rally delle Palme, Rally di Sanremo, Rally Palme tra due settimane, insomma, sul 20 di settembre, invece Rally Sanremo un po' più avanti, metà ottobre. Quindi due tappe importanti che definiranno quello che è il quadro generale della Coppa Rally di Zona 2. E la 1, ormai i tanti verdetti sono definiti, quindi credo che sarà una gara più che tutto per divertirsi, quella che deve rende, ma ci sono ancora qualche defezione. Io più che ringraziarti per questa prima puntata insieme. Io ringrazio voi, te e anche loro che, diciamo, ci hanno accompagnato in questa puntata. E speriamo che anche gli ascoltatori ci abbiano voluto ascoltare questa volta, come dico sempre, è il nostro miglior biglietto da visita. Appuntamento per le prossime puntate di Chiacchiere da Rally. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sui canali di Obiettivo News e di On TV Web. Ciao ciao! Un saluto a tutti! I'm a dream, but I might.